a tutti e bentornati sul mio canale. Oggi video super perché è una mega grandissima enorme collaborazione, ragazzi, enorme. Solitamente si fanno collaborazioni appunto di due persone, cioè tra due persone. Ragazzi, questa volta vi abbiamo stravolto la vita perché è una mega collaborazione. Vi dico solo che siamo in sette, è già detto tutto, e vi presento, più che altro questo, vi presento gli altri nomi. Allora, gli altri canali, tra l'altro sono dei super canali, quindi preparatevi. Allora, Carmen del canale Our Life Blog, Federica del canale Federica Home Sweet Home, Alessandra del canale Alessandra L, Serena del canale De Serenina, Erika di Una Casa Anormale e Filippo del canale Mr. Life and Home. Cioè, ragazzi, cosa ve lo sto a dire a fare? Cioè, è un super video. Tra l'altro sono tutti i canali che ad esempio io seguo da diverso tempo, alcuni proprio da tantissimo tempo, e sono felicissima di fare questa collaborazione. Veramente è molto 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 importante per me ed è bellissimo, perché YouTube regala tanto, regala amicizie, regala comunque incontri, regala comunque persone belle e buone, quindi io sono felicissima di poter partecipare a questa collaborazione. Io veramente sono strafelice e tra l'altro vi lascio ovviamente i link dei loro canali qua sotto nell'info box. Alcuni sicuramente li conoscerete già, magari altri no, ma secondo me li conoscerete tutti. Secondo me. Comunque, iniziamo subito questo meraviglioso video. Tra l'altro, cioè, oltre a una grandissima collaborazione, è un grandissimo video perché si parla dei 5 top IKEA. Quindi noi abbiamo ognuno di noi, praticamente nel suo video, racconterà quali sono i prodotti top. Ne abbiamo selezionati 5. Ce ne sarebbero una marea, però abbiamo ristretto la cerchia. Allora, inizierei subito, immediatamente, da questi, che sono, adesso li vedete un po' così, ma adesso ve li faccio vedere bene. Comunque, sono gli stampini in silicone di IKEA, sono favolosi. Allora, io ho preso questo qua a cuore, che tra l'altro è un po' insozzato, perché l'ho messo, ho un cestone dove ci sono tutte le cose per i dolci, per il salato, insomma, comunque per fare ricettine un po' così, e quindi è un po' leggermente insozzato, che ci sarà finito sopra qualcosa. Comunque, allora, stampini in silicone, ad esempio questo qua è a forma di cuore ed è bellissimo, bellissimo, ha un effetto fantastico, perché poi il sopra, insomma, della torta, quando lo girate, è questo ed è meraviglioso. In più ho preso questo qua, che ad esempio è lo stampino per il plum cake, che è quello grande, ovviamente, e la forma, cioè non so se la vedete, comunque il dietro rimane così, è fantastico veramente. E poi ha questo stile un po' con un po' di grigori che si avvicina molto al mio, e quindi mi piace tantissimo. Per finire, io vi consiglio vivamente questi pirottini per i plum cake, scusate, per i muffin, e sono questi. Io li ho presi nella versione rosa, comunque ci sono anche di questo colore, anche misti, sul marroncino, insomma ce ne sono di diversi colori. Comunque sono bellissimi, questi qua vengono venduti a gruppi di 6 e sono bellissimi, cioè guardate la bellezza, io spero che voi vediate tutto. Comunque assolutamente questi qua super consigliati, perché non costano un'esagerazione e sono veramente validi, le cose non si appiccicano, io ho già provato tutto e non si appiccica niente, sono fantastici, super consigliati. Poi un'altra cosa che mi sento di consigliare
Non ne ho tantissimissimi, però alcuni ne ho e praticamente sono i bicchieri di IKEA. I bicchieri insieme proprio alle ceramiche di IKEA sono fantastiche perché non dico indistruttibili perché non vorrei lavarli stasera e rompere qualcosa, però sono veramente robusti e resistenti. Io col problema alle mani che avevo, praticamente rompevo tutti i bicchieri. Adesso vuoi un po' perché comunque forse in parte ho risolto la situazione, vuoi il fatto che comunque anche sbattendo bene o male resistono, questi qua ce ne sono ancora 6 adesso. Fino a stasera, poi vi dirò, vi farò sapere. Comunque, anche le ceramiche sono meravigliose. Infatti, la prossima volta che vado da IKEA voglio prendere assolutamente i piatti. Voglio prendere un set di piatti perché sono fantastici. Poi, una cosa che forse risulterà banale ed è la mia terza scelta top, sono le candele. Ragazzi, le candele di IKEA, se non le avete provate, le dovete provare perché hanno dei gusti. Allora, questa qua in particolare, questa che ho io, è quella ai frutti rossi ed è una droga. Io non so se vi ricordate, allora, il gusto di questa candela mi ricorda le ciuinghe, se non sbaglio, che erano della Vigorsol, della marca Vigorsol, ed erano fantastiche ed erano ai frutti rossi. Io le trovo ogni tanto quelle ciuinghe lì e ogni volta quando le prendo, quando le trovo le prendo, e questa candela qua mi ricorda tantissimo quel gusto lì, è fantastica. Tra l'altro quando l'accendete si sente tantissimo. Oltre diciamo a questo gusto e a questo formato ce ne sono tanti altri e ci sono tantissimi altri gusti. Anche la vaniglia è spettacolare. Ce n'era una alcuni mesi fa che era il biscotto, non so se c'è più, l'ultima volta che sono andata non c'era e mi spiace tantissimo, però se la trovate mi raccomando prendetele e fatemi sapere se le avete provate. Ultimo, no, non è vero che è ultimo, è il quarto top, però metto insieme il quarto e il quinto top di IKEA, è il, aiuto, cespo portacoltelli. Cespo, mi sembra che si chiami, sì, cespo. Cespo portacoltelli, ragazze, super top. Perché? Ve lo spiego subito. Allora, io ho una cucina, come sapete, shabby. Abbiamo fatto da poco la taverna, abbiamo ristrutturato la taverna da poco. Questo ceppo, ceppo, non cespo, aiuto, ceppo, questo ceppo portacoltelli l'ho preso per la taverna, ragazzi, top, perché, allora, scusate se vi mostro i coltelli, ma, allora, innanzitutto, qua sopra, se vedete, ha tutti i, diciamo, gli ingressi dei vari coltelli, e ci sono varie dimensioni, quindi, ad esempio, che voi prendiate dei coltelli IKEA, che vi consiglio, quindi i coltelli IKEA sono il quinto top, perché sono fantastici, tagliano tantissimo e ci sono di varie forme, dimensioni e quant'altro, tagliano tantissimo, ragazzi, sono veramente dei coltelli allucinanti e non vengono per niente cari, ecco. Oltre appunto ai coltelli IKEA, voi potrete mettere i vostri coltelli, quindi se voi volete soltanto il ceppo, voi prendete appunto il ceppo senza coltelli e poi dentro potete infilare tranquillamente i vostri coltelli, quelli che avete a casa. Ad esempio questo qua non è di IKEA, questo qua è un Santoku, se non sbaglio, un Santoku preso con i punti al Penny Market, tra l'altro. E quindi mettete tranquillamente i vostri coltelli e veramente fa una gran figura, secondo me. Io appunto lo cercavo in legno, da non spendere un'esagerazione, però non volevo il set di coltelli già fatto, perché ci sono tanti ceppi, ceppi che praticamente c'è il ceppo con
proprio i coltelli. Io non volevo il ceppo più i coltelli, io volevo soltanto il ceppo per infilare i miei coltelli, quelli che decidevo io. E quindi questo qua è stato un giusto compromesso, anche perché mi sembra di averlo pagato sui 14 euro. Non vorrei dire una cavolata, ma mi sembra sui 14 euro. E i coltelli si sono rivelati veramente, veramente il massimo, il massimo. Comunque, appunto, a parte una cucina shabby, si possono comunque abbinare a qualsiasi tipo di cucina, tant'è che se non sbaglio anche Federica ce l'ha. Ora mi vengono i flash. Allora ragazzi, questi erano i miei 5 super toppissimi di Ikea, e fatemi sapere voi i vostri, quali sono i vostri preferiti, e fatemi sapere se conoscevate gli altri canali, e in tal caso io vi consiglio vivamente di andarli a vedere, e ripeto che vi lascio tutti i link degli altri canali in info box. E io ringrazio tutti gli altri ragazzi degli altri canali per avermi tenuto in considerazione in questo mega progetto, sono felicissima, e spero ce ne saranno molti altri di progetti del genere, perché veramente a me piacciono tantissimo. E niente, io vi mando un bacione e ci vediamo al prossimo video. Ciao!